Quindi passiamo ora al secondo premio, che però non credo ci sia in sala, ma c'è, c'è, va Luigi Capone con il racconto La battaglia estiva. La battaglia estiva di Luigi Capone, scrittura asciutta e cruda che ben accompagna il racconto organizzato in immagini che si susseguono a ritmo serrato legate dal filo rosso del paese. Pur non essendo descritto nei luoghi, esso emerge dalle figure e dalle atmosfere che ricordano quelle padane del primo Tondelli. La solitudine, l'abbandono, la fierezza e la rabbia sono note che danno forza al racconto. Come scrive l'autore, ogni sera potrebbe essere l'ultima, e ciò nonostante continuo a fare programmi. L'amore nascosto del protagonista è quello che procura più sofferenza, ma lega l'uomo alla sua terra senza scappo e né vittoria. Grazie a tutti, buona serata.